Le risorse del PNRR sono tantissime, ma dobbiamo fare in modo che non vadano nelle mani sbagliate, quelle della criminalità organizzata. Il messaggio del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese intende rendere effettivo il binomio sviluppo e sicurezza, che è il tema di Da Sud, il dibattito organizzato a Lecce dal presidente della Commissione Politiche Europee, Dario Stefano. Noi daremo anche una mano ai comuni perché riescano ad essere efficienti e rapidi, perché teniamo conto che tante volte i comuni non hanno le professionalità. Una dichiarazione che si può leggere come una risposta indiretta ai 500 sindaci della rete Recovery Sud che chiedono nuove modalità di assegnazione delle risorse per il Mezzogiorno. Un tema, quello dello sviluppo, che come sottolinea Stefano, al Sud è stato spesso frenato anche dalla sicurezza delle infrastrutture presenti, a partire dalle condizioni lavorative e dal flagello delle morti bianche. La sicurezza del lavoro, diciamo, è la precondizione della sicurezza in genere, cioè non può essere che la mattina si va al lavoro e poi non si torna la sera a casa, e quindi questa è una maggiore responsabilità anche dei titolari delle aziende che devono mettere in sicurezza tutti gli impianti. Risorse del PNRR e impegni del governo, come la linea ad alta velocità Napoli-Bari, che annuncia il ministro Giovannini, sarà pronta entro la fine del 2023.